Pompa di calore monofase o trifase? Beh, se anche tu hai deciso di abbandonare per sempre le bollette del gas e quindi fare a meno del contatore e hai deciso di passare a una pompa di calore elettrica, ma non sai se una versione monofase o trifase, beh, questo video fa per te. E se vuoi rimanere aggiornato sul mondo delle pompe di calore, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, in questo video ti accompagnerò nella scelta della pompa di calore monofase oppure trifase. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele, sono un ingegnere meccanico che si è specializzato nel 2012 nel mondo delle pompe di calore e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè fare a meno della bolletta del gas staccando il contatore del gas. Non lo faccio io direttamente, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner e sigillo sicuro. E se anche tu vuoi fare a meno del contatore del gas, beh, vai nella descrizione del video dove troverai un link per fare una preanalisi gratuita. Veniamo al tema del video di oggi. Pompa di calore monofase o trifase? Beh, intanto apro una parentesi, non siamo qui a fare opinionismo, ma a raccontare come funzionano veramente le cose. Ecco, se vuoi sentire opinioni, gente che parla, vai su altre decine di siti. Io sono per l'idea che il mondo lo cambi non a forza di parole, ma con i fatti. Allora, per poter fare la scelta consapevole sul monofase o trifase, devi sapere alcune cose fondamentali. La prima, sopra i 6 kW di assorbimento elettrico conviene passare al trifase. È vero che l'Enel ti dà la possibilità di avere impianti monofase anche superiori ai 6 kW, a loro discrezione, se la linea elettrica, nel tuo caso specifico, lo può supportare. Però, per l'esperienza che ci siamo fatti, ti consiglio di passare al trifase se la somma dei carichi supera i 6 kW elettrici. Altro tema fondamentale è che ci si focalizza solo ed esclusivamente, di solito, sulla pompa di calore, senza considerare tutto il resto. Infatti è come andare dal dietologo e chiedergli che dieta devo seguire, senza sapere il peso, l'età, se faccio attività fisica, come passo la giornata e quant'altro. Lo stesso è con la pompa di calore. Non mi basta sapere la pompa di calore se monofase o trifase, ma devo considerare l'intero sistema edifico. A casa quanti altri carichi elettrici ho? Ho il piano induzione, ho l'asciugatrice, la lavatrice, ho i fari in giardino che consumano tanto, in bagno ho installato degli scaldasalviette elettrici, quindi anche quelli devo considerare. Ecco, quindi devo considerare nella totalità dell'edificio tutti gli assorbimenti elettrici, non mi posso solo fermare alla pompa di calore. Quindi devo considerare il sistema nella totalità. So che sopra i 6 kW passo in trifase, salvo casi eccezionali, e rimane a sapere, ma la pompa di calore quanto consuma? Beh, questo dipende principalmente dalla taglia della pompa di calore, cioè da quanto devo riscaldare, cioè dall'edificio. È l'edificio che determina la potenza della pompa di calore. Quindi tutta la superficie che devo riscaldare va a determinare la taglia della pompa di calore. Se avrò un 100 metri quadri di villetta, ovviamente avrò una taglia di pompa di calore più piccola, quindi l'assorbimento elettrico è più basso rispetto a una villetta da 300 metri quadri. Attenzione però, a parità di taglia, quindi di potenza della pompa di calore, potenza termica, devo sapere che la pompa di calore assorbe più energia elettrica quando va su di temperatura, quindi quando riscaldo l'acqua di più, cioè quando? Quando faccio acqua calda sanitaria, quindi lavoro a 50, 55, 60 gradi, se devo fare anche l'antilegionella, e quando ho un impianto a termosifoni, quindi quando devo mandare acqua a 50, 55, 60 gradi sui termosifoni. Quindi non basta conoscere la taglia della pompa di calore, ma devo sapere anche a che temperatura lavorerà la pompa di calore. L'acqua calda sanitaria la fanno quasi tutte, salvo in alcuni casi dove ho un altro generatore per fare acqua calda sanitaria. Sul tema riscaldamento devi capire se riscaldi un impianto a pavimento oppure un impianto a termosifoni. Se sono nel caso quindi che devo produrre acqua calda sanitaria e lavoro su impianti a radiatori, avrò considerato una pompa di calore ad alta temperatura. Cosa significa? È una pompa di calore
che anche alle alte temperature consuma poco, a differenza delle altre dove quando gli chiedi di arrivare a 50, 55, 60 gradi hanno COP veramente bassi e consumano veramente tanto, quindi non vale neanche la pena sostituire la caldaia con una pompa di calore. Ecco, questa è l'enorme differenza tra una pompa di calore tradizionale e una pompa di calore dedicata all'alta temperatura. E attenzione a non farti ingannare sul tema propano o R290, gas refrigerante, perché se vai a notare diversi modelli sì arrivano alle alte temperature, ma con che COP arrivano? Arrivano con COP disastrosi, quindi vuol dire che la pompa di calore consuma troppo. E questo non è affatto simpatico per il tuo portafoglio e per le economie della tua famiglia, naturalmente. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto che occorre considerare il sistema casa nel suo insieme, l'assorbimento della pompa di calore dipende dalle dimensioni della tua casa e poi è fondamentale capire se devo lavorare in alta temperatura o una temperatura normale, quindi a 35-30 gradi. Ma quanti kilowatt chiedere all'Enel? Beh, fatti fare la somma, spero che chi ti sta proponendo una pompa di calore sappia fare questi due conti, altrimenti è semplicemente un venditore e non qualcuno che vuole aiutarti nel trovare una soluzione. Fatti fare la somma dei carichi della tua abitazione per avere quel numero che ti dice: bene, sono arrivato a 5 kW, sono arrivato a 8 kW e in base a quello determini se stare in monofase oppure in trifase. E qui ti apro un'altra parentesi tecnica sul motore. Tendenzialmente un motore elettrico è più bilanciato se è trifase, perché per come è costruito un motore elettrico, quindi con gli avvolgimenti, i magneti, ecco, avendo tutto trifase, se lo alimento trifase è tutto bilanciato. Poi c'è la possibilità anche di alimentarlo in monofase, ma è solo un accorgimento perché la tecnica di base sarebbe trifase. Da qui non vuol dire che un motore elettrico monofase ha dei problemi oppure rende meno. Però se dobbiamo valutare come funzionano veramente le cose, un motore elettrico trifase è sicuramente più coerente rispetto a un motore elettrico monofase. E per finire il tema fotovoltaico. Quanto fotovoltaico devo installare? Che batterie di accumulo devo prevedere per il mio impianto avendo la pompa di calore, avendo una casa 100% elettrica? Ecco, ti posso dire la verità. Se devi ancora realizzare il fotovoltaico, il mio consiglio è quello di aspettare un anno, vedere i consumi della casa nella loro totalità e poi dimensionare il fotovoltaico rispetto alle reali bollette che hai in mano. A questo punto mi dirai: ma che consumi mi posso aspettare? Beh, se hai di fronte un professionista, sa dirti quanto consumerà la pompa di calore. Ad esempio, con sigillo sicuro noi lo facciamo sempre. È d'obbligo fare una simulazione e capire quanto consumerà la pompa di calore. E poi se hai una pompa di calore professionale, quindi che consuma poco, non devi preoccuparti anche se non hai il fotovoltaico. Abbiamo centinaia di casi di impianti in pompa di calore senza fotovoltaico e le famiglie sono molto contente.